Siamo a Pistoia, buongiorno, in biblioteca. Oggi parliamo di Web 2.0. Abbiamo il professore Noyer da New York e abbiamo anche la traduttrice. Buongiorno. La traduttrice che ovviamente ci aiuterà in questa intervista. Senta, professore, biblioteca, libri e Web 2.0, due cose che di solito sembrerebbero agli antipodi. If we're talking about books and we're talking about the web, we would think that they are at the opposite end of the line. Well, I don't think that they're really on the opposite end of the line. I think it's a continuum. There's the printed book and there's the evolution to the digital book, but there's really a bridge. But as we make collections available digitally in the form of digital manuscripts and archival material as well as e-books, we also need new ways to market these materials and make them accessible to people who are on the web. E naturalmente non è che siamo agli opposti, siamo sulla stessa riga e passiamo da uno all'altro, cioè partiamo dal libro di carta, dal libro scritto al libro elettronico e c'è come un ponte tra i due. E naturalmente, avendo creato questo ponte, poi dobbiamo rendere disponibile tutto questo materiale web agli utenti. Ecco, ma oltre a questa condivisione si riesce anche a coinvolgere nel dialogo gli utenti, quindi a stimolare delle discussioni dove la biblioteca e il bibliotecario sono i lanciatori di idee, di proposte e poi gli utenti online ne parlano, ne discutono e condividono in rete queste proposte? Is it possible to create a communication between the librarian and the final users of the library, even though they're not here physically? Is it possible for them to communicate, to have conversations, to exchange ideas? Yes, that's very possible, and social media and email are perfect mediums to do exactly that. So, a library can set up a Facebook page, for example, and the librarian can communicate with the community in Pistoia or worldwide through Facebook or other channels. Certamente è una cosa ideale, è la cosa che si può fare tramite il web, perché per esempio qualsiasi biblioteca può istituire una pagina Facebook per poi dialogare con i propri utenti, anche a Pistoia. Senta, le interazioni avvengono soltanto su Facebook e Twitter o utilizza anche ad esempio YouTube oppure social per la condivisione di immagini, di fotografie e altro? Do you just communicate through Facebook and Twitter, or do you use other means that might include pictures as well? Yes, we do. Social media in general has become a real visual medium, so even on Twitter and Facebook we are using images. But above that, we also use other channels such as Instagram and Pinterest and Tumblr. But also we are using Google Plus, which has a really great use of images as well. Naturalmente non ci limitiamo a Facebook, eccetera, anche se anche tramite questi mezzi si può visualizzare la comunicazione, però usiamo anche altri mezzi come Instagram e ultimamente una piattaforma Google. Perfetto, io vi ringrazio, vi lascio alla vostra conferenza, so che lei è venuto già due volte qui a Pistoia, questa è la seconda, l'aspettiamo per la terza. Already been to Pistoia, and this is your second visit. Thank you very much.